Il presidente Mario Draghi ha oggi illustrato il programma del nuovo governo che Forza Italia appoggia pienamente per l'alta figura di prestigio che guida questo governo, e ha indicato in questa grande emergenza, come ha detto il presidente Mattarella nel momento in cui lo ha incaricato, questa emergenza che è un'emergenza sanitaria, un'emergenza sociale, un'emergenza economica, ha indicato quali sono i percorsi. I percorsi sono i tempi immediati per le vaccinazioni, più in fretta possibile naturalmente, ma anche i percorsi per modernizzare il Paese, per uscire economicamente e socialmente da questa grave crisi. E uscire economicamente e socialmente da questa grave crisi utilizzando anche i fondi da Next Generation EU e con quindi il recovery che va rivisto a livello nazionale, va migliorato rispetto alla prima stesura anche, ma che deve raggiungere l'obiettivo di darci un paese riformato, riformato nel fisco, riformato nella giustizia, riformato nella pubblica amministrazione, che è una delle difficoltà, più grandi difficoltà di questo paese nel dare risposte immediate, e naturalmente con un'azione che deve vedere l'unità di tutte le forze politiche, l'unità di tutte le forze politiche indipendentemente dalla posizione, peraltro lo ha detto in modo chiaro, di maggioranza o d'opposizione, però è un'unità che richiama anche al 1946, a quell'unità di chi era tanto diverso ma che ha costruito questo paese a favore di noi figli e nipoti, e altrettanto noi con responsabilità dobbiamo costruirlo per i nostri figli e i nostri nipoti.